Bene, avendo avuto un paio di settimane in più, 2 o 3 settimane in più, vi aggiungo quest'altro video dove spieghiamo un pochino meglio come produrre direttamente una normal map direttamente in Blender partendo da un'immagine ad alta definizione riportandola su un'immagine cosiddetta low poly, cioè con pochi vertici, ideale per essere usata in Second Life o in altri giochi, dove l'importante è avere pochi vertici, ma ci si può sbizzarrire un pochino con le normal map. Partiamo dal nostro cubo e il cubo da cui partiamo gli facciamo un control 2, okay? Control 2 per ottenere dal cubo una sorta di sfera che adesso andiamo a smuttare, quindi diventa abbastanza diciamo liscia. E di questa sfera vogliamo adesso fargli scolpirci sopra dei particolari abbastanza complessi in modo tale da poterli riportare. Per fare questo introduciamo un altro piccolo trucco che ci servirà per i riflessi, per le glossy, che è quello di inserire un HDRI. C'è un'immagine HDR, quindi un'immagine ad alta definizione, ma soprattutto che si comporta attorno al nostro oggetto dandogli un'illuminazione globale. E per farlo andiamo nel mondo qui. Ah, ricordiamoci di andare in Cycles Render, usiamo i nodi. Nel mondo di solito il default è una superficie di background e ci mettiamo un environment texture che andremo a pescare in open dal nostro dunque io ho estratto, si trovano su internet, sono abbastanza semplici da trovare, sono HDR Maps, questa è un'immagine free, perfetto, e una volta messa lì per vederla è sufficiente andare in rendered. E vedete che abbiamo questa immagine che oltretutto c'è anche una casa medievale in lontananza. Vediamo che è poco luminosa, aumentiamo, mettiamo 5, ok? Quindi qui è come se fossimo proprio in questo ambiente e questo ambiente diventa interessante perché andrà poi a riflettersi nella specular che faremo su questa sfera. Questo è importante per avere delle specular map abbastanza realistiche. Come facciamo per lavorare su una sfera? Occorre avere la UV map, una UV map abbastanza corretta. Per fare le UV map e quindi lavorarci sopra, andiamo nella modalità compositing. Questo è un trucco che permette di aprire le finestre senza star lì a giocare con i triangolini. Ci dà anche il node editor bello grosso qua. E qui abbiamo l'immagine e qui abbiamo la sfera. Ora andiamo nella sfera in edit mode. Aspettate, ricordiamoci che dobbiamo applicare mentre siamo in object mode la subdivision che era stata fatta, vi ricordate, col Ctrl 2, quindi applichiamo. Okay. Quindi vedete che adesso abbiamo la nostra sfera. Ok, e adesso di questa sfera selezioniamo i due meridiani, cioè sì, diciamo i due meridiani più grossi. Quindi facciamo Alt e selezioniamo questo, e poi con lo Shift Alt selezioniamo questo, e ci accertiamo dall'alto 5 di aver selezionato proprio quelli più grossi, no? E questo è un piccolo trucco che ho visto per fare l'unwrap di questa sfera e facendo Shift cancelliamo uno dei due punti di intersezione e poi dobbiamo marcare i tagli e questo lo facciamo, qui non si vede, facciamo Ctrl freccia. Andiamo sulle UV e abbiamo Mark Sim. Avendo selezionato questi
quest'insieme di edge loop tranne il vertice centrale, facciamo, marchiamo, mark, vedete che lo cambiano colore, poi torniamo nella visuale composite, selezioniamo tutto, ok, e procediamo a fare un wrap. Ok, allora se abbiamo fatto tutto bene, otteniamo questa specie di quadrifoglio che è uno dei modi più semplici, più eleganti per fare un wrap di una sfera fatta con questo sistema. Ok, ora a questo punto dicevamo vogliamo aggiungere dei dettagli, però per fare questo mestiere lo facciamo con un modificatore interessante che si chiama il multires. Il multires permette di lavorare su una sfera che ha pochi vertici, esattamente come questa, ma in realtà lavorando su una sfera con molti più vertici. In teoria si può lavorare anche con milioni di vertici. Quindi per farlo cosa facciamo? Avendo selezionato la nostra, magari no, in Object Mode, la nostra sfera, andiamo ad aggiungere il modificatore che si chiama Multi Resolution e qui andiamo ad aumentare la suddivisione di una cosiddetta sfera virtuale che diciamo, si sovrappone a quella su cui stiamo lavorando. Quindi facciamo un tot di volte, il numero di volte vedete che aumenta il numero di vertici, quindi ogni volta che si suddivide si lavora con molti più vertici. A seconda della potenza di calcolo del vostro computer può essere necessario non spingersi troppo in là. Vedete che qui siamo già a 400.000 vertici, magari da voi può darsi che ne abbiate bisogno un po' di meno. Ma perché facciamo così? Perché adesso andiamo control freccia e andiamo in modalità sculpted e la modalità sculpted ci consente di modificare questa sfera. Ah, tra parentesi, stavo notando la sfera. Vedete che non è perfettamente sferica, per il modo in cui l'abbiamo costruita c'è un modo poi per aggiustarla, ma la vediamo in un altro momento. Comunque, cosa vuol dire scolpire? Vuol dire scegliere un tipo di pennello e noi sceglieremo per semplicità questo, che è quello che ci permette di fare la scultura. Andiamo con una strength un pochino più forte e andiamo, vedete, a scolpire dei dettagli. Quindi qui possiamo, tra l'altro vedete che qui c'è in pratica c'è un mirror da qualche parte che è impostato. Comunque, grazie a questo modo noi possiamo fare, aggiungere, diciamo, dei ghirigori. Quindi possiamo fare per esempio degli ovetti pasquali, avremmo potuto farle ad aprile, in cui ci mettiamo praticamente tutta una serie vedete? Ok, non so se state notando, ma stiamo aggiungendo fondamentalmente un sacco di vertici, perché stiamo lavorando con, abbiamo detto prima, con 400.000 vertici, che sono tanti. Ora, il mestiere successivo è proprio quello di riuscire a trasformare questa risoluzione molto alta in termini di normal map. Quindi facciamo CTRL freccia, torniamo alla nostra figura 3D, che è questa, andiamo nella parte qui vedete dove ci sono le UV Image Editor e qui costruiamo una nuova immagine e la chiamiamo Video Normal Map 1024x1024 se andiamo su Second Life, altrimenti potremmo anche farla un pochino più una risoluzione più alta per Blender. Ok, quindi creiamo fondamentalmente una
immagine che si chiama Video Normal Map. Dopodiché andiamo a selezionare qui sui nodi, vedete che siamo sul cubo, qui possiamo andare qua, selezionando, vedete che il materiale è il cubo, si seleziona fondamentalmente, si può selezionare il materiale default che c'era già, a cui è assegnato il cubo, vediamo se è vero, questo cubo vedete che è assegnato a material, e qui possiamo o qui dire di usare i nodi per il nostro cubo originale, che adesso è diventato sfera. Vedete che normalmente c'ha semplicemente una diffuse e un material output. Ora noi questo node editor ci interessa adesso solo perché vogliamo crearci una texture su cui fare il baking cosiddetto. Cioè, il baking vuol dire trasformare una struttura un po' complicata e trasformarla in un'immagine. L'immagine finirà qua dentro, ma per farlo nel node editor, quindi usiamo il node editor per uno scopo un pochino diverso da quello che abbiamo visto nelle volte scorse, cioè ci serve il node editor come processore, come fondamentalmente cucina che ci permette di fare il baking. E come facciamo a fare il baking? Si aggiungerà un nodo, una texture, qui andiamo image texture, questo nodo texture lo associamo a questa immagine che abbiamo cominciato a costruire nera, e poi ci accertiamo semplicemente che il nodo sia selezionato, quindi che, ed è che quando seleziono cambia il bordo, in questo caso diventa bianco. Se avete il Blender default, probabilmente il nodo selezionato è aranciato. Qui siamo sicuri di aver selezionato il nostro image texture e procediamo a questo punto a fare il baking, cioè a fare praticamente quella che è proprio la normal map. Come si fa a fare la normal map? Andiamo dove c'è la macchina fotografica. Ecco qui un consiglio: conviene avere questo numero che sta sotto i sampling, samples, relativamente alto, quindi 128, in modo tale da non avere troppe fireflies o comunque troppe incertezze. Il default mi sembra che sia leggermente di meno, portatelo a un numero, poi vedrete, dipenderà dalla vostra potenza di calcolo del vostro computer. Comunque, una volta selezionato quel numero di samples, andiamo in bake, e qui in bake andremo semplicemente a dire che vogliamo generare una normal map. Ok? Qui alcuni tutorial che ho seguito suggerivano di aumentare il margin. Non chiedetemi esattamente a che cosa serva, eventualmente lo capiremo in seguito o vedremo la differenza. Comunque, facendo bake normal e poi eventualmente questo sistema, possiamo procedere a fare il baking. Vediamo un po' bake se funziona. Bake, ok, quindi ok, c'è sempre qualche cosa che mi sfugge. Allora, per ottenere il baking occorre essere in object mode. Quindi, essendo in object mode, quando si seleziona il bake, vedete che parte la procedura di baking e viene generato fondamentalmente questa immagine, che è il riporto in termini di normal map delle modifiche da farsi all'immagine a bassa risoluzione. Ora, questa immagine la salviamo, Save as Image, e la chiamiamo Video Normal Map, per esempio, e ce la teniamo buona. Ok. Dopodiché il modificatore multires che abbiamo usato per poter generare la normal map non ci serve più,
quindi possiamo cancellarlo e vedete che torna a esserci la nostra sfera senza dettagli. Quindi torniamo ora ai nostri nodi e questa volta usiamo nella maniera consacrata. Quindi cosa facciamo? Aggiungiamo uno shader glossy, questo. Poi usiamo il Wrangler che permette di fare quello, poi Shift questo e poi Ctrl 0 che ci permette di fare il mixing automatico di questo più quello. Se andiamo a vedere in Rendered, così vedete che si ottiene un effettino che eventualmente se aumentiamo il margine di questo tenderà a riflettere parecchio praticamente quello che c'è attorno. Anche se adesso l'attorno, dunque background 5 Cycles Render non lo rende già più, c'è un piccolo difetto di Blender per cui non si vede più, ma la cosa a noi che ci interessa è di andare avanti con il node per far vedere come questa normal map che abbiamo qua dentro si vada a incastrare dentro tutto questo sistema per riottenere i nostri dettagli. Quindi aggiungeremo quindi un quindi search, cerchiamo normal map. Vedete che questo è interessante perché ci entra un giallo ed esce la normal. Quindi mettiamo nel nostro, questo qui vedete che è questa immagine e questa la mettiamo come normal del glossy, vedete che già così abbiamo un bel effetto e la mettiamo anche qua, ok? E la normal a questo punto sarebbe buona, se non fosse che vedete che sono stati introdotti una serie di artefatti che non ci convincono tanto e che probabilmente sono dovuti al color. Se noi da color gli mettiamo non color data, vedete che otteniamo effettivamente quello che ci interessava, e cioè una sfera con tutti i dettagli al posto giusto. Ora, una cosa interessante, vedete che qui ci sono tutti questi riflessi che sono dovuti all'immagine che ho messo di environment. Se vogliamo conservarli dobbiamo fare un altro baking, invece della normal map faremo il baking di tutti i riflessi che ci sono qua sopra. E come facciamo a farlo? Aggiungiamo un'altra texture, quindi texture image texture qua, generiamo una nuova immagine, quindi image new, e generiamo video e questa qui la chiamiamo diffuse perché sarà la diffuse che è vuota, questa la attacchiamo qui, ok, e poi avendola selezionata facciamo di nuovo il giochetto del baking. Questa volta andiamo però a fare il baking non nella normale ma combined, quindi tutto, e proviamo a vedere cosa succede. Quindi in object mode facciamo il baking, vedete che qui lavora, vedete, in tempo reale genera l'immagine con tutte le riflessioni attorno, vedete che è leggermente più pesante che non il baking della normal map, che ci ha impiegato molto poco perché deve calcolare proprio tutte le riflessioni che arrivano dall'ambiente per ottenere questo bell'effetto qua. Al termine di questa cosa dovremmo ottenere una seconda immagine.
magari poi taglio questo pezzo prima di montare. Ok, come vedete l'immagine è venuta discretamente e come vedete sono venuti anche riflessi laddove proveniva la luce. Quindi questa seconda immagine facciamo save as image e mentre l'altra l'avevo chiamato video normal map, questa qui la chiamiamo appunto video diffuse, save as image e ora vedremo. Giusto per chiudere in bellezza il tutto, come esportare queste tre immagini che abbiamo ottenuto e riprodurle in OpenSim o Second Life. Quindi tasto destro, File, Esporta collada, Operator Preset Static e questo lo chiamiamo video. Dai. Video sfera normal map, ok? E questo diventa un punto collada, quindi un punto die. A questo punto andiamo in OpenSim, vedete che qui avevo già fatto alcune piccole prove, siamo su Craft e andiamo a fare l'upload mesh e andiamo a prenderci il questo file collada. Oh, di questo consiglio, vedete che tra l'altro questa è semplicemente una sfera, non c'è niente di particolare. Magari mettiamo nel medium questo use load above, questa facciamo sfera. La differenza fra questa sfera e altre sfere simili sono fondamentalmente nella UV map, quindi quando caricate questo modello in Second Life, di fatto state caricando la UV map, fondamentalmente sfera video. Ok, facciamo calculate weight and fees e facciamo l'upload di questa sfera. Ok, sfera video. Ora l'appoggiamo per terra. Abbiamo visto che è un pochino lenta a comparire. Intanto che lei arriva, che ci prova, andiamo a fare l'upload anche delle due immagini che abbiamo prodotto. Quindi prendiamo la video normal map, questa, ve la ricordate? E poi andiamo ancora a fare la build upload image e video diffuse. La video diffuse vedete che sono questi riflessi quasi metallici. Ora aspettiamo ancora un attimo, quindi qui adesso c'è un fenomeno su OpenSim che non mi è chiarissimo, per cui questi oggetti e le texture impiegano un tot. Ecco, allora, la sfera è arrivata. Vedete che la sfera di fatto non c'ha niente sopra. Quindi andiamo a vedere se sono arrivate anche il video diffuse, ancora grigio, e il video normal map, ancora grigio. Quindi anche qui stesso fenomeno. Dobbiamo aspettare che arrivino queste due immagini. Questo non ho ben capito. Nelle ultime versioni di OpenSim sembra che ci sia qualche difficoltà. Va bene. Allora, è arrivata la normal map, quindi dovrebbe essere arrivata anche questa che è la nostra immagine. Quindi l'immagine diffusa basta prenderla e trascinarla sulla sfera per avere, vedete, già la forma, ma è diciamo dipinta sopra, anche se è già abbastanza realistica, eh? Tra parentesi,
Sì, volendo si potrebbe renderla un po' speculare, infatti si potrebbe poi usare anche una mappa speculare, ma per il momento ci fermiamo alla normal map. Invece per metterci alla normal map andiamo sulle caratteristiche di questa sfera e nelle texture andiamo nel bumpiness, che sono le normal, e qui ci infiliamo la nostra normal map. E una volta fatto questo, quello che accade è che allora, beh, per vederlo dobbiamo ovviamente essere in Advanced Lighting Model e magari essere in notte. Qui per vedere queste cose bisogna essere tendenzialmente verso notte, quindi sun position. Oppure anche forse al tramonto. Eh sì, al tramonto già si capisce un pochino bene. E magari mettergli uno script di rotazione. Quindi rotazione. Ecco, rotazione, questo qui è uno scriptino che fa ruotare l'oggetto. Ok, ruota in quel modo lì. Magari mettiamo proprio notte, notte, sun position midnight, e ci mettiamo magari un cubo che illumina. Quindi lo facciamo. Ecco, vedete questo cubo che illumina, mi fa capire che questo oggetto effettivamente riflette la luce del cubo seguendo proprio, ed è, dà proprio l'idea della tridimensionalità. E tutto questo è ottenuto con un oggettino, questa sfera, che ha in realtà pochissimi vertici. Ok, vedete che qui abbiamo fatto degli altri esperimenti con altre forme. Diciamo che questo è tutto per questo video extra, che sarà opzionale, comunque chi vorrà farlo verrà valutato. Questo è tutto, ci sentiamo, buona serata.